L'ex tronista di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini, ha vissuto ore di panico, sul luogo si trovava anche Aldo Montano. Sonia Lorenzini e il compagno Federico Piccinato hanno vissuto da protagonisti lo spaventoso terremoto che ha colpito l'Indonesia poche ore fa. L'ex tronista di Uomini e Donne ha usato Instagram per raccontare i momenti terribili che ha affrontato. L'ANSA, inoltre, fa sapere che anche il campione Aldo Montano era sul posto quando la terra ha iniziato a tremare. Lo schermidore e la moglie hanno visto il loro albergo crollare mentre erano a cena. Sonia, dopo il terremoto, io e Federico ci siamo rifugiati su una montagna. Un'amata protagonista del recente passato di Uomini e Donne, in queste ore sta facendo parlare di sé per uno spiacevole episodio che ha vissuto in vacanza. La persona in questione è Sonia Lorenzini, prima corteggiatrice e poi tronista del People Show di Canale 5. La ragazza si trovava in Indonesia quando l'altra sera, le 12:46 ora italiana, c'è stato un terremoto di magnitudo 7 che ha raso al suolo interi villaggi e tolto la vita a centinaia di persone. La mantovana, che era sul posto con il fidanzato Federico Piccinato, si è fatta viva sui social network a un bel po' di tempo dalla scossa, ma ha rassicurato tutti sia sulle sue condizioni di salute che su quelle della sua dolce metà. In alcuni video che sono stati caricati nelle sue Instagram stories, Sonia ha detto: "Volevo dirvi che stiamo bene. Ora siamo in attesa di un volo che ci riporti in Italia. Abbiamo passato una notte terribile, perché c'è stato il panico generale". La giovane, visibilmente provata dagli eventi, ha aggiunto: "Inizialmente si pensava ci fosse un allarme tsunami, quindi ci siamo rifugiati su una montagna ospiti di alcune persone carinissime". La Lorenzini, dunque, si è limitata a raccontare il minimo indispensabile della nottata tremenda che lei e il compagno hanno vissuto poco tempo fa, una nottata che sicuramente non dimenticheranno mai. Aldo Montano sul terremoto: "Abbiamo vissuto scene apocalittiche. Non solo Sonia di Uomini e Donne si trovava in vacanza quando un terremoto di magnitudo 7 ettari colpito l'Indonesia, anche Aldo Montano era sul posto con la moglie quando una forte scossa ha creato il panico generale". Lo sportivo, interpellato dall'ANSA sui momenti che ha vissuto poco tempo fa, ha dichiarato: "Abbiamo visto scene apocalittiche. Un boato fortissimo e la paura per l'allarme tsunami. Ora siamo all'aeroporto per tornare in Italia, ma sarà un'attesa senza fine". Riferendosi alle ore immediatamente successive al terremoto, poi, il campione ha detto: "Ci siamo arrangiati con altri 4 italiani. C'è stato il blackout e avevamo solo le torce dei telefoni ad illuminare il sentiero. Le barche sono state prese d'assalto per spostarsi da un'isola all'altra anche da persone del posto". Al racconto che ha fatto Montano, i siti di informazione aggiungono che l'albergo dove alloggiavano lui e la moglie Olga, la figlia Olimpia, non era in vacanza con loro, è crollato ma la coppia in quel momento era a cena fuori.